Piace, ne preso. Beh, però anch'io faccio solo spedizioni. Ma non capito, quello è di Napoli. Ci vediamo. Pochissimo, no? Vabbè, il massimo con le spedizioni, il suo amico di Novessa, che come una cosa da me, abitiamo tutti e tre a Valenza, come una cosa da me, una da Paolo, una da te, poi l'ultimo sedio, dove sta? Sia, viene Hoffman e Castillo. Poi sto scema dell'amico tuo qua, 400... questa fotografia, Francesco II, che non ma è Massimo, di, guarda, quando le cose ti devono arrivare. Ma questo è stata fatta sto Roma. Scendendo giù l'altra volta, è fatta da, da Alessandri, 450 dollari. Ma è scelto? Sì. E mi dice, guarda, sono qui da uno che mi ha detto che deve andare a fare uno sgombero, e c'è un diploma della marcia su Roma, uno dell'anzianità della milizia, con le medaglie dentro, sigillate, così. Oh, leggi qua, guarda. Soli le grandi medaglie, cosa gli offro? La guerra di indipendenza messicana. E ti offro di 200 euro. No, te ne pago 200 euro, vedi tu. Vabbè, 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 ti faccio sapere. Giuseppe. Torno a casa dopo Natale, dice non ma me la date. Messico è stato fatto sta. Passano. Quattro mesi. Sono andati in Messico. Vedo in internet. Che cazzata. Medaglia di anzianità. Uno che dice delle guerre di indipendenza. Le medaglie. Mi avevi dato i soldi, mi avevi dato le medaglie. Perché mi avevano detto che quelle medaglie valevano migliaia e migliaia di euro. Questo è tutto? Sì. Hai fatto appiccicare la telecamera per una cosa di dichiarazione così fallace. Ma tu tutte gliele hai date indietro. Tu ci hai guadagnato un sacco. Ma quanto mai? Io gli ho dato tutto così come stavano, così gli ho date. Ma te le sei magnate, Luigi, che gliele hai date? Gli ho dato tutte, quindi mi hai dato indietro i soldi. L'ha scremato. No! Sono chiamato Tutankhamon. Tutankhamon. Non ci ho levato nemmeno una medaglia da dentro, Paolo. Lui, i 1500 euro. Lui sveglia la medaglia. 600 in. Questo Tonicone. 600 in danari e 900 in tessere. Mi ha dato i 1500 euro indietro e gli ho tirato. Senti, una volta ho assistito a una trattativa tra loro due per delle medaglie a valore militare e furono messe le medaglie sul tavolino mio, all'epoca nel museo. A un certo punto Paolo si incazzò perché la richiesta gli sembrava troppo esosa, si incazzò, disse mi basta, mi piglio tutta la roba mia e me ne vado, il cambio non lo faccio più, butto tutto nella borsa, compresi il telecomando del mio televisore. Le chiavi di casa. Ma non stai nella posizione per una scusa per poter entrare, ma se tu accini, ma non stai nella posizione per i costi, capi che Lucas, secondo me, sta ma Lucas. Paolo, ma cosa grande per non sbagliare? Mica battete, un elmo in bronzo me. Allora, tu lo conosci a questo qua che ha scritto queste cazzate? No, io mi faccio conoscere a chi. No, ma ci vuoi mandare un messaggio? E che ha scritto? Questo qua è Alfonso, è il conte di Caserta, non è Gaetano. Non è un principe Casori, non è diverso. Allora, come si fa a mandare un messaggio a questi imbecilli? Ma che te ne fotte? Contatta fai una domanda al venditore. Fai una domanda al venditore. Che sei partito un mitra? Apri un mitra. Fai una domanda al venditore, ecco qua. Ecco. Però se non usare tutti l'omio. Ecco qua, una domanda sulla selezione, domanda generica, ecco qua. No, non domande. Allora, no, domanda. Che ti puoi scrivere? Una risposta. No, non è previsto. No, io lì cercava insulti al venditore, non ci sta, non è previsto. E se non è, sai quante ne parti? Non vengo più. Sono sentito male. Basta. Tutti che la cosa sta scrivendo. Se lui basta. Non è del. No, che la nome mi sta facendo sì. Non è di Gaetano. Fiorentino. Così io sai giusti. Borbone. Manifest Gaetano Fiorentino. Veramente. Ma è postadata. Sì, del fratello. Ma dice un mese fa o tra un mese? Che dici? Maggiore. Fratello maggiore, ma maggiore o grado che teneva che nell'esercito? Alfonso di Borbone, conte di Caserta.
Caserta. Di Casoria. Tito Dairo. Tito Dairo. Va. Lo. Ma c'è con Bayer, di vaffanculo. Soldato. È ultimo ufficiale vivente dell'esercito. È ultimo ufficiale vivente. Maiusco Borbone. No. No, è aggettivo. No, ma il problema poi voglio sapere con quale volo pindarico arriverà a Matilde. Spagnolo, arriveremo. Parente di Matilde. Di Matilde. Parente di Matilde. I famosi voli pindarici. Arriverà, ci arriverà secondo te? Ma cos'è il spagnolo? Quello che cos'era? Carlista. Chi mi piglia per francese? Lista. Carlista. Punto. I New Round. No, no, no. 3 punti stamattina. Ci cancella una coppa e 3 punti. 4. Parlo di amore delle vacche. Questo per amore di rettifico. Questo per amore del... Storia con la S maiuscola. Storia. A proposito di amore, io fui fidanzato. No, 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 storia, no. No, la, questo per amore della verità storica. Punto. Punto, è giusto. Come si fa? Sta sentendo via. Allora, cordialità, no, facciamo così. Cordialità. Cordialità. Andiamo? In via. Non mi è nuovo. Ma che succede? In via. Hai perso Andoni da telecamera. Allora, che cosa succede? Mo? Che si cancella una coppa e bevi. Che cosa succede? Ma perché uno mica l'ha offesa. No, no. Scusa, ma se tu sei sicuro che non ti tacciano a te di ignoranza, no? Qualcun altro. È un po' difficile. Eh beh, questo lo so. Per la perché io taccio quando certe cose sì, non sì, le so. E riferimento a qualche presente ci sta. No, chi capisce, capisce. Taccio quando una cosa non allora, lo so. Allora, questo... Ricordi...